guarda come l'angolo, guarda come l'angolo, con il lag, con il lag d'angolo, con il lag d'angolo, laggo il twist. Sarà perché io laggo, saranno gli occhi tuoi che laggano. I miei lag tremano, lag lag, le mie gambe laggano, lag lag, questi sono lag d'amor. Salve a tutti e benvenuti in quest'altra imbarazzante parte di Crash Bandicoot 3 con Crash Teman in compagnia di kosmokomic e non si deve essere che non è MultiMrPeppe. Ok, sono diventato tutt'uno con lo sfondo. Insomma, abbiamo ancora problemi con Team Fortress. Eh sì, ma come? Ammazzo in 5 secondi, non è possibile. La spia! La spia ancora, la spia del telefono! Pingu! Abbiamo assimilato tutti i pingu. Vieni qui, troppetto. Sì! Sì! Vada! Di nuovo, la spia! Ma se, sì! Non si stanca! Qua sono morto quasi apposta, perché già che ho mancato qualcosa. Sento citofoni, sento citofoni, non è la mia immaginazione. Beh, non salta, Crash, non salta. Bravo Crash, non saltare. Ecco, sono bruciato. Burn in hell. Piaci.
Sto proprio sbagliando qualcosa. Sono down la mattina mi sono svegliato e ho scoperto che sono down, perché io sono proprio down. Sono down. Vai! E su YouTube mi guarderanno e mi diranno che bel down. E lo scriveranno veramente sui commenti, che bel down. Sai, vero? Sì. Ma voi vi rendete conto, abbiamo registrato pure con Hawk, che adesso lui non sa niente che noi stavamo registrando, e adesso si trova il suo commento nel nostro video. Corpo, torna in me! Sono cascato. E si cascia! Ma cecchinato il cecchino. Tengo. Crash Band di Spyro 12 un'altra volta. Io mi sto chiedendo sempre se lo devo invitare a registrare. Thank you.
Fratello accanto a me e si è la spia mia congelata. Oddio, ma sta così bene, porco pino. Oh, spiaccio. Spiaccio. Ma vai a pubinghese. Sì, vai a pubinghese, tu la tua spia del caspita. Tu, vieni qua. Non tentata. Un segno del cestino, cestino. La sclerare pure lui. Deve sapere cosa provo io. Ci credete che a furia di ripetere questo passo sto riprendendo tutte le mie 99 vite? Questo perché non posso morire nelle sfide del relitto del tempo e posso riprendere più volte le stesse case di iniziare. Questo è sicuramente un grosso vantaggio. Sì. Però no, mi sto un po' scocciando di ripetere. Questo invece è un grosso svantaggio. Sono affogato nel pavimento. Se non salta, salta. Non salta. Questa richiesta sarà accettata. Che? Ma si passa soltanto una ragazza? Ragazzi, davvero non... Non so se c'è ancora questo continuo falso. Sei tu o tuo fratello che ha fatto quel verso? Sto andando in cattura della cosa, nel punto di controllo. Ma hanno ammazzato. No. Ingo.
minchia, le prese un pinguo. Già. Ma un giorno questo raffico dobbiamo distruggere ciò che noi abbiamo creato. No, no. Dammi la mia. Abbiamo creato. Gettalo nel monte fato. No, l'anello è mio. Saltato. E stiamo cambiando livello. E ancora le prese con la moto? Ok, perfetto. Sì, sì. Come sta andando? Sta andando abbastanza bene. Più o meno. C'è. Ah, ho ripreso 99 vite, questo no. Giusto. Quella non è giusta. Più o meno. Sento delle voci. Sento le voci. Di corridoio. Si può anche diverso. Mio fratello. Io che sbaglio tasto. Oh. Sono al buio. Sto facendo pro gaming al buio, per così dire. Cioè sei in una stanza da solo. Al buio. Cosa molto intelligente, ma sì, ma lo faccio anche io, dai, sono intelligente. Faccio molto buono. Ok. Devo andare. Andare. Ok. Allora MultiMrPeppe oggi se ne va. Ci vediamo con lui alla prossima. Ciao Peppe. Oh. State, si è interrotta la chiamata. Ok. Stranamente abbiamo problemi pure con il sonoro ora. Ah, sta tornando. Ma beccato un pino, cioè, ero la spia, invisibile, e mi becca in pieno. È una cosa molto azzardata mentre si accanto a un pino. Immagino. E mettersi accanto a un pirla è ancora peggio. Tu dovresti evitarmi, lo sai. Ho imparato le mie spese. Accidenti. Ecco. Esiste davvero? Cioè c'è un'arma chiamato il Mutilamucche 5000. Mutilamucche? Sì, non scherzo. Giocando a Team Fortress, quante cose che impariamo.
accidenti. Niente. Dai che ce l'abbiamo fatta. E vai. Non tradirmi ora, Quaku. Che poi non è colpa di Quaku. Prendiamo oro, tutta sta fatica per l'oro. Poso per poco ho preso il platino, penso. Tu che ne dici, Cosmo? Sì, mi sono distratto, cioè mio fratello che mi parla e contemporaneamente ascoltare te mi viene difficile. Ok, per questa parte è tutto. Qui da Crestefano. Kosmokomic. E basta, alla prossima. Sì. Alla prossima.